Francesco, contro questa disinformazione, cosa dobbiamo fare noi contro la disinformazione dei grandi media che addirittura si organizzano per sputtanare quelli che dicono la verità, cioè noi, cioè te ed altri come noi? Che cosa facciamo, Francesco? Fabio, abbiamo bisogno esattamente di una reazione uguale e contraria, quindi dobbiamo sputtanare i media che dicono le bugie, ma dobbiamo farlo potendo raggiungere anche noi grandi numeri. Per farlo dobbiamo, lo dico con rammarico, uscire da quella nicchia in cui hanno racchiuso un po' determinati temi, dobbiamo aprirci a un'area più ampia e dobbiamo portare avanti delle iniziative sul territorio concrete, quindi dobbiamo parlo anche a nome di molti miei colleghi, dobbiamo uscire dal web e dobbiamo coordinare le piazze, quindi dobbiamo fare in modo che le piazze siano federate per dare una risposta unitaria, dobbiamo fare in modo che le voci del web siano federate per essere più incisive e poi dobbiamo creare un ponte tra il web e la piazza per dare concretezza a chi opera da dietro le quinte, allo stesso tempo dare un'organizzazione a chi invece scende in piazza pieno di buona volontà ma non ha degli obiettivi precisi. Quindi questo è quello che io propongo di fare, un incontro tra le maggiori voci libere del web con i maggiori organizzatori delle manifestazioni di piazza per provare a creare un fronte comune. Come sai, io sono 2 anni che ho una pillola quotidiana su Radio, una pillola che non è mai stata filtrata, quindi ne ho fatte più di 700, non ho mai ricevuto un filtro e ci sono delle volte in cui io addirittura, senza concordare con voi, vi tiro in ballo, come è accaduto ieri, sì, dove io appunto nella mia pillola facevo un appello e dicevo qualora Radio volesse, mi farebbe piacere che diventasse il megafono di questa iniziativa. E tu non mi hai voluto rispondere in privato, non ho ricevuto messaggio da parte tua, ma addirittura mi hai chiesto di rispondermi in diretta, quindi il massimo della trasparenza. Assolutamente, Francesco, certo, è ovvio che Radio si propone per questa, anzi mette a disposizione i suoi locali per una prima riunione, come tu hai chiesto e come ovviamente ti approviamo, perché ma è normale che sia così, è giusto che quando le persone per bene, i veri giornalisti o le vere persone che vogliono manifestare liberamente, pacificamente, contro un qualcosa che sta accadendo in questo paese, che disonora il nostro paese, gli attacchi durante le manifestazioni, gli attacchi ai media così violenti, le minacce, noi interpretiamo anche questi i debunker o quelli addirittura che sospendono i funzionari di polizia come la nostra amica Nunzia Schelirò o come altre persone, che i medici che vengono sospesi. Ecco, questi sono attacchi alla democrazia, sono atti di violenza inaudita nei confronti di un sistema democratico al quale il sistema deve reagire. Guarda, tutto va bene, caro Francesco, tutto va bene, si può discutere. Io adoravo, quando ero poco più che un ragazzino, cioè un adolescente, già mi piacevano però quei dibattiti televisivi che vedevo tra i grandi leader del passato, Berlinguer con Almirante, piuttosto che Andreotti, sai, lì Craxi, li vedevo, ma la discussione era totalmente diversa, era su un piano, non era messa in discussione la libertà, la democrazia, lì erano problemi ideologici, ma ideologici, un'ideologia molto 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 più umanistica. Ecco, oggi ci troviamo di fronte ad un attacco veramente feroce, violento. Guardate ieri Draghi, i sindacati che gli chiedono, no, tiriamo dritto, cioè sono militari, è un regime militare a tutti gli effetti, Francesco. Assolutamente, Fabio, e non possiamo non reagire. Noi l'anno scorso eravamo qui per dire di no al MES, oggi siamo qui per dire di no al Green Pass. Il MES è un'imposizione economica, il Green Pass è un'imposizione sociale. Domani dovremmo dire di no a qualche altra cosa, ma quello che io vorrei rendere chiaro è che noi non dobbiamo fare altro che dire di sì al ripristino dei principi costituzionali. Dobbiamo smetterla di dividerla in tante piccole battaglie di nicchia e creare una battaglia che racchiude tutto e racchiude tutte le persone per bene, di buona volontà, che ci tengono al paese. Il sì del ripristino dei principi costituzionali. Quello riguarda ovviamente già il no al MES come imposizione economica, riguarda il no al Green Pass come imposizione sociale, ma dobbiamo allargare
la nostra battaglia. Dobbiamo ripristinare quei principi costituzionali, perché chi ieri voleva il MES e chi oggi vuole il Green Pass sono gli stessi che semplicemente scrivono che le costituzioni andrebbero stracciate perché troppo sbilanciate in favore dei popoli. Sono quelli che dicono che i processi democratici vanno bypassati perché sono lenti e farraginosi. Quindi se noi non capiamo che dobbiamo unire tutti verso un'unica battaglia, che altro non è che il ripristino di quelli che sono i principi democratici, noi continuiamo a dividerci in tante piccole battaglie, continuiamo a dividerci in gruppetti, in nicchie, e non riusciamo ad inglobare tutta quella fetta di popolazione che oggi ha dimostrato di non voler andare neanche più a votare. Pensa un po', neanche più a votare. Guarda Francesco, aggiungo, e per chiudere, siamo in chiusura, ma tanto nei prossimi giorni ci risentiamo su questo argomento e anche su altri, aggiungo dicendo che molte persone, e io sono fra questi, iniziano a pensare, non sono sicure, non siamo sicuri, ma iniziano a pensare solo per farci delle domande, che addirittura questo tipo di atteggiamento voglia volontariamente portare ad una guerra. Perché nelle guerre ricordatevi che i potenti sono sempre quelli che ci guadagnano, il popolo è quello che ci rimette, il popolo è quello che subisce le ferite maggiori da una guerra, il ricco guadagna sotto forma di vendita di armi, acquisizione di potere, eccetera, eccetera, eccetera. Distruzione, quindi poi ricostruzione. Quindi il ricco, il grande potere guadagna dalla guerra. E una guerra ogni tanto, una guerruccia ogni tanto fa bene. Se avviene fuori casa nostra, meglio ancora, così le macerie se le beccano gli altri, ma gliele andiamo a ricostruire noi. Però se quelle non ci sono, sono finite tutte, magari ce le facciamo pure in casa, chi se ne frega, noi tanto stiamo al sicuro. Ecco, siccome queste logiche malvagie, noi non possiamo credere che siano concluse con la Seconda Guerra Mondiale, purtroppo persone malvagie ancora esistono, ecco qualcuno... E ripeto, io non nascondo di essere tra quelli che cominciamo a questo punto a pensare che potrebbe addirittura essere un progetto che noi dobbiamo in tutti i modi, anche se non lo fosse, se fosse un'idea complottista, quello che volete, però se dovesse esserci anche la lontanissima ipotesi che questo potesse essere vero, noi dobbiamo fare in modo con la nostra forza e con la nostra moderazione cercare di sconfiggere queste idee del male, cercare di scongiurare a tutti i costi qualsiasi reazione che non sia pacifica a questo stato di regime totalitario. Assolutamente, e moderazione è la parola chiave, perché io lo vedo anche con molti miei colleghi, fanno degli errori proprio di comunicazione e creano così il famoso divide e timpera. A me quando chiedono tu sei no Green Pass, io dico semplicemente no. Io sono per sia la Costituzione, certo. Leggila e dimmi che cosa dice. Certo. Noi abbiamo una Costituzione che sia no vax, perché ti dice che tu non devi essere obbligato a un trattamento sanitario, ed è sia sì vax perché dice che tu hai il diritto alle cure. Ora, certo. È il diritto di scegliere, ma la Costituzione è una Costituzione sì vax, è una Costituzione no vax. Perché io dovrei scegliere tra una delle due categorie, certo. quando la Costituzione fa già il tutto al posto? Quando io appartengo e non appartengo a tutte e due, cioè io sia vi appartengo che non vi appartengo, cioè queste due parti non dovrebbero esistere, ve le siete inventate voi, tenetevele. Giocateci voi con i vostri giocattolini. Quando senti dire andiamo in piazza contro il Green Pass, andiamo in piazza contro il vaccino, io vado in piazza per la Costituzione. Qualcuno mi dice andiamo in piazza per l'Italexit, ma quella è un'altra. Anche quella rientra nel ripristino dei principi costituzionali. Non c'è bisogno che io dica Italexit, perché che cosa accade? Che se domani non si riesce con l'Italexit, io la Costituzione la faccio stracciare, non la tutelo più, perché non ho raggiunto quel singolo obiettivo. Noi dobbiamo darcene uno che deve inglobare tutto, e così possiamo comunicare anche a tutti. Non possiamo pretendere che ognuno abbia anche le nostre conoscenze su quello che riguarda la moneta e quindi sia d'accordo su quella cosa. Siamo d'accordo. Mettere gli italiani insieme per il ripristino dei principi costituzionali, anche perché loro, nei loro report, quello scrivono, non attaccano le singole categorie, ti dicono le costituzioni in Europa vanno stracciate, le democrazie sono troppo lente e farraginose, vanno bypassate, ci vogliono le tecnocrazie, e noi dobbiamo creare un'opposizione a questi due punti, stop, non ce ne sono altri, sono questi due punti che si porteranno appresso tutto il resto. Questi signori però perlomeno non fanno... uniamo e non dividiamo. Non fanno i conti questi signori con l'uomo, che comunque è imprevedibile. Voi pensate che noi siamo delle macchine e non lo siamo.